Scusa per questo leggero ritardo, ma stiamo aspettando appunto l'ultimo operatore che arrivi, appunto il direttore del mattino Mario Orfeo, ma sta per arrivare, proprio a minuti è qui. Ci misuro ancora qualche minuto di pazienza. Salutare a freddo. Buonasera a tutti, molto grazie per essere qui. Come sapete siamo qui per parlare del libro di Rosaria Capacchione, che è un giornalista del mattino, dal titolo L'oro della Camorra, pubblicato da Burr, Rizzoli. Lo faremo insieme, questo vi ringraziamo per la loro partecipazione, per la loro presenza, con Franco Roberti, procuratore aggiunto alla Procura della Repubblica di Napoli, e con Raffaele Piccirillo, GIP, sempre della Procura di Napoli, della Tribunale di Napoli. Partiamo dalla notizia di oggi, l'avete letto tutti sui giornali. Questo libro era accanto a quello di Papa Wojtyla nel covo del boss Setova. Se possibile, le condizioni in cui lei continua a fare questo lavoro e le condizioni in cui ha scritto questo libro sono ancora più difficili di prima, ancora più difficili di quando i boss vigliaccamente hanno minacciato lei e altre due persone di morte soltanto per aver scritto le cose che sapevano e che sono drammaticamente vere. Quindi farei un bel applauso a Rosaria. Fare bene essere giornalista significa farlo con stile, e lo stile, io credo, per un giornalista e per un intellettuale in generale, è una questione etica. Ed etica, quando dico etica, voglio dire è una questione di consapevolezza della propria responsabilità. È responsabilità, per esempio, nel resoconto giornalistico dei fatti di Camorra, fare ciò che fa Rosaria da 25 anni, cioè rinunciare al pittoresco, per esempio, rinunciare alla descrizione, come dire, grandignolesca del particolare turbolento, che è una cosa che invece, per esempio, la stampa locale casertana non fa, accettando anche il rischio di diventare qualche volta la gran cassa per la mitizzazione del boss locale. Cioè, credo che Franco possa in qualche modo confermarmi su questo. Le percentuali di abbonamento a giornali come il Corriere di Caserta, la Gazzetta di Caserta, eccetera, di Boston in regime di carcere duro, diciamo, sia piuttosto elevata. Cioè ci dice che c'è un modo di raccontare la Camorra che non è scomodo per la Camorra, che quasi la compiace. Lo saremo la metà. Uno dei pochi giudici che tu leggi con piacere anche letterario, oltre che con piacere professionale. Questo non c'è dubbio. Dottor Roberti, i casalesi, improvvisamente i casalesi, o improvvisamente per noi, diciamo, non per voi. Diciamo improvvisamente per voi. No, perché mi dai proprio lo spunto
per avviare questo mio intervento, che non ripercorrerà certamente le tracce di Raffaele, che così magistralmente ha illustrato i contenuti e la capacità di analisi che c'è nel libro di Rosario Capacchione. Io appunto parto rispondendo a questa domanda. È una scoperta per il grande pubblico, ma non è una scoperta per noi. È proprio leggendo il libro di Rosario Capacchione, che parte dalla storia di Antonio Bardellino e finisce all'attualità delle indagini su quello che sta succedendo in questi giorni, sui personaggi, sulle figure di Camorra, anzi di mafia, e dirò anche perché questa recitazione, di questi giorni, ripercorre 25 anni, diciamo 25 anni, le nozze d'argento che tu dicevi, Mario, le anticipo di un anno, almeno le mie, perché sono 25 anni che io mi occupo di queste cose. Io ho incominciato a occuparmi, e poi vedendo Salvatore Maffei me ne sono ricordato di quei tempi, lui è stato uno, forse più grande, la più grande memoria storica di queste delle vicende della Camorra e della mafia napoletana, e io ho cominciato a occuparmi proprio di Antonio Bardellino. Tutto comincia con Antonio Bardellino, e se ci chiediamo perché la Camorra, che io chiamo mafia casertana, è oggi così forte, dobbiamo partire, come fa Rosario, dalla figura di Antonio Bardellino. È inevitabile. E Antonio Bardellino era un mafioso, lo racconta bene Rosario, non era un camorrista, era un mafioso. Era il rappresentante di una delle tre famiglie mafiose rappresentanti di Cosa Nostra in Campania, gli altri due erano il Zanza e in Coletta, e c'era Bardellino. Quando comincia la mia vicenda delle mie attività investigative con la Camorra napoletana, la mafia casertana, Antonio Bardellino era, 1983, era stato arrestato quell'anno, mi pare in Brasile, insieme a Barcellona, insieme a Pasquale Pirolo e a Roberto Ferrara, il proprietario della mia. Si era da poco affrancato dalla egemonia di ruoli, perché all'epoca era praticamente finita da poco la guerra tra la nuova famiglia e la NCO di Cutolo. Bardellino era cresciuto affrancandosi da quello che era il patinaggio di Nuoro. Grande figura Bardellino. Alfieri mi dirà, quando cominciò a collaborare, dirà: io non potevo dare consigli a Alfieri, il capo della Camorra, è stato per 10 anni il capo della Camorra Campana. Mi dirà: io non potevo dare consigli a Bardellino, non potevo neanche rivolgermi in modo mente rispettoso a Bardellino, perché lui era l'unico vero grande capo. E che cosa fece Bardellino per far sì che oggi i casalesi oggi siano così forti? Scoprì il rapporto con l'impresa, scoprì l'economia. Se mi si chiede perché, dice, dacci una sola risposta: perché la Camorra, la mafia casalese, è così forte? Io non dico perché il rapporto con la politica, c'è anche quello. Dico, come è scritto e dimostrato analiticamente nel libro, perché ha un rapporto privilegiato con l'economia, con l'imprenditoria. Si presentano in modo tale che forse oggi non più, grazie a scrittori come la Capaglione, come Saviano, oggi non più. L'imprenditore del Nord una volta poteva ancora dire: ma si è presentato uno che veniva da Casale di Principe, un imprenditore di Casa Pesenna, un grande imprenditore, un certo Pasquale Zagaria, che ne sapevo che era un camorrista. Ora non lo può dire più grazie a loro,